E lavoriamo bene anche a Bruxelles, quindi faccio un discorso molto pratico. Se tu devi chiedere ai cittadini italiani 3 miliardi, che poi non è totalmente così, ma poi c'è il coinvolgimento europeo per farla, e ai cittadini italiani gli devi chiedere 4,2 miliardi per non farla, ti sembra un costo e beneficio che non ha paragone? Sì, ma anche farla vuol dire farla chiedere vuol dire quasi miliardi. 10 miliardi di euro agli italiani. Sono 3 miliardi, perché 10 peraltro... è il costo totale, attenzione, sono 3 miliardi ed è previsto anche nel costo beneficio. Non farla è 4,2. Allora, secondo te i cittadini italiani sono contenti di pagare 4,2 miliardi per non farla o 3 per farla? Attenzione, cioè è un costo di circa 10 miliardi di euro che devono pagare anche i cittadini italiani. Non è interamente sovvenzionata dall'Unione Europea. No, 50% sì. E allora, peraltro, l'altro dato è che mentre l'Italia paga il doppio rispetto alla Francia, invece così. Per ogni singolo chilometro paga il doppio rispetto alla Francia. Anche su questo, voglio dire, bisognerebbe andare a verificare. Il costo del lavoro che ti aumenta, il costo dell'energia che ti aumenta non è un problema europeo, ho capito, un problema italiano. La Lega ha anche proposto di fare, tra virgolette, la Minitab, quindi di ridurre un po' i costi. Di rivedere il progetto. L'importante è che si faccia, cioè se il problema è questo, basta un po'. E invece neanche rivedere il progetto. Vedremo. Andiamo da questi incontri che cosa salterà fuori. Io non sono presente in questi incontri, però voglio dire, finora abbiamo avuto sempre... Magari se ci fossi tu l'avremmo fatta la Taranto.